noi possiamo assicurare una capacità produttiva di circa di 2 milioni di dosi al giorno. Nel mese di ottobre, a livello europeo, si chiedeva alle officine farmaceutiche di incrementare la capacità produttiva dei vaccini anti-Covid, al che la Chifarma, decidendo di aderire a questa call europea, decise di dar seguito alla riconversione industriale di uno dei propri stabilimenti produttivi ubicati a Zollino, in provincia di Lecce, in Puglia, quindi nel mezzogiorno d'Italia. E da lì è partita la sfida con la riconversione industriale. Contiamo di terminare tutte le nostre attività di riconversione industriale entro il mese di marzo-aprile del 2022. Il nostro piano di investimento, che prevede la riconversione di uno dei nostri siti produttivi per la produzione di vaccini, ha sicuramente un ricaduto occupazionale importante per il territorio, importante per il mezzogiorno, importante per la nazione. Nel caso di specie di Lucky Pharma, noi stiamo facendo una valutazione di circa 70 figure altamente professionali con delle esperienze nel settore farmaceutico e nello specifico nel settore della produzione farmaceutica sterile. In questo momento storico è di fondamentale importanza la creazione di una rete di collaborazioni e di sinergismi d'azione tra il mondo dell'industria, il mondo dell'università e le istituzioni. Abbiamo provveduto ad acquistare una serie di impianti, abbiamo opzionati degli altri perché ovviamente fino a quando non si andrà a definire la tipologia di vaccino che verrà prodotto all'interno di uno stabilimento, l'intero ciclo di acquisizione degli impianti non può essere completato. Detto ciò, vi posso anticipare, perché il tutto è coperto da segreti industriali, che l'80% della parte impiantistica è stata già opzionata. La Chifarma, quando ha deciso di aderire alla call europea, ha deciso di farlo da azienda privata, indipendentemente da quello che potesse essere il sostegno economico proveniente dal mondo delle istituzioni, quindi il sostegno pubblico. Noi siamo partiti perché crediamo fermamente nel progetto, perché facciamo impresa, perché siamo un'azienda privata, perché siamo un'azienda italiana al 100%, in quanto il capitale sociale della nostra azienda è tutto italiano, è tutto made in Sud, in Puglia. Ovviamente, nel caso in cui ci dovessero essere dei sostegni per questa iniziativa previsti dalla legge italiana, dalla legge europea, benvengano, ma a prescindere da essi, noi crediamo fermamente nel nostro progetto di riconversione industriale, crediamo fermamente nella produzione di forme farmaceutiche sterili, crediamo fermamente nella produzione dei vaccini anti-Covid.